Balcani diventa il modello della musica urbana per quello che è più da vicino mi interessa, non solo ma non soltanto là. Cambia forse leggermente il timbro come adeguamento alle esigenze locali grazie all'elettrificazione, cioè mentre qua il sassofono ha dietro il mail, quando arriva nei Balcani ha dietro le surre, grazie all'acidificazione del suono elettrificato. Ma questa cosa poi là diventa un'altra cosa, soprattutto negli anni recenti, soprattutto con i sintetizzatori, questa musica così fortemente segnata dalla provenienza turca si regionalizza e diventa quella roba orribile, ma insomma che ha una grandissima fortuna, che è la talava kosovara, che è una cosa che si diffonde moltissimo. Allora, insomma, il nucleo della faccenda è che non soltanto c'è una diffusione da una grande capitale verso le periferie, ma che ho l'impressione che ci sia un rapporto dinamico di andata e ritorno in cui le cose che arrivano trovano una loro rimodellamento regionale e tornano indietro in un rapporto continuo di rigenerazione tra centro e periferia. E su questo volevo sapere, ma nello specifico mi interessa delle cose che erano a margine di quello di cui vorrei parlare. C'è tutto un repertorio di musica urbana che era in passato appannaggio delle donne professioniste e lo è ancora, e lo è anche degli omosessuali, di uomini truccati, distrati, degli interpreti, dei cantori anche molto famosi. Questa cosa, anche questa, in una relazione speciale tra centri e periferie, volevo qualche informazione di più. Saxophone, just coming back to your very first comment about the saxophone style of the shift to Nara, and of course this is a very widely dispersed style of saxophone playing across the Balkans, and my impression is that across the Balkans the power of the Turkish media system was such that people were always listening to the sounds coming into Istanbul, so people like Shifu to Nara were very, possibly very important as sort of diffusing this kind of a style, which was adapted from the classical clarinet. He played the saxophone relatively rarely, that's quite unusual. He was a clarinet player, a G clarinet player. But your question about the relationship between centres and peripheries is both a very good one and a very complicated one as well. But I think that one of the things that has always interested me about Istanbul is just how quickly in the popular musical space there is a musical response to whatever current of migration is, as it were, affecting Istanbul at this particular time. So after 1989, this was the moment that people became very attuned to Balkan sounds. And a lot of pop music singers started listening to these Macedonian and Serbian brass bands and working them into their music. In the early 1980s, as a result of the civil war, there was a huge influx of Kurds from the southeast of the country. So this had a huge effect on Arabesque, which was basically a kind of Kurdish folk music, translated into Turkish because they couldn't sing, because they couldn't sing in Kurdish. So all of these waves of migration and circulation which cross Istanbul, it strikes me have very kind of immediate impact on the musical life of the city. Now the other part of your question is how what emanates from the centre impacts on the periphery. And that's a more complicated question. Turkish radio and television's impact across the country was relatively recent, as I was saying. I mean, in the 1950s, it wasn't really the case that something coming out of a television studio in Ankara or in Istanbul reached the whole country. That was very far from being the case. So it was relatively recent. And then with digitization and the way in which music now circulates through machinery like this, once again, this is a sort of disruptive, shall we say, the processes by which music, in some simple sense, kind of leaves the centre and goes to the periphery. The kinds of circulation we're talking about now are much more complicated. There's been a long tradition of gender-ambiguous public performance, both in Ottoman society and in Turkish rural society as well.
and it's Zeichenunetten, of course, was very different, but one of the ways in which a profoundly, in sexual terms, very conservative society made sense of this strange phenomenon was by telling themselves, well, of course we have this tradition of men dressing up as women, because in an Islamic society women can't perform in subject, they can't perform in public, so we've had this long tradition for sort of drag and masquerade and gender ambiguity. So this would be an explanation that people gave for, a sort of self-comforting explanation that people gave for this extraordinary thing. It was very difficult to understand. Molto, molto brevemente, anche per ragioni di tempo, la risposta alla questione del professor Spariti. Le due questioni sostanzialmente sulla circolazione, diciamo, tra centro e periferia di esperienze, che effettivamente è sostanzialmente dovuta appunto alla penetrazione dei media in due sensi, e soprattutto al fatto che appunto musica invece balcanica è diventata popolare in Turchia, soprattutto a partire dagli anni 90. E in particolare su quest'ultima questione, appunto, perché diciamo, l'ambiguità di genere è comunque un tema forte comunque nella società sia urbana che rurale, e che appunto in rapporto alla morale sessuale islamica è un segno forte, insomma, quello appunto di esibirsi a un senso anche appunto anche spettacolare, trasgressivo piuttosto forte, quello di esibirsi in forme appunto che veicolano l'ambiguità sessuale. Poi ovviamente l'osservazione sul fatto che Istanbul è un catalizzatore potente di circolazione di esperienze, soprattutto la risposta, diciamo, della realtà urbana è molto molto veloce a tutte le influenze che arrivano, quindi di converso è anche veloce, diciamo, la trasmissione verso l'esterno di esperienze che circolano in città. Grazie.